Bentornati al Salotto di Bocca in Galleria. Siamo in diretta dalla Social TV della Libreria Bocca. Un'idea di Giorgio Lodetti con il patrocinio del Comune di Milano. Avremmo dovuto essere in diretta su Instagram, ma abbiamo cambiato canale, siamo in diretta su Facebook per una questione di visibilità anche della nostra ospite Daniela Dente. Che saluto. Siamo ai tavoli Art, la mia rubrica, e quest'oggi voglio intervistare questa bravissima pittrice che fa delle cose molto particolari. Lei è conosciuta per le sue trappole di ferro, per la sua satira sociale, ma ha anche un lato compensativo, più leggero, dove si diletta in illustrazioni molto fresche, molto dinamiche, che adesso ci illustrerà e delle quali ci parlerà. Ciao Daniela, benvenuta. Raccontaci un po' di quello che fai. A parte le opere più impegnate, dove utilizzo gabbie metalliche, reti e trappole per topi, che sono ovviamente più impegnate nel sociale, faccio anche delle illustrazioni. L'autunno scorso ho partecipato a un concorso di questa rivista, Oltreoceano, e ho avuto la fortuna di essere stata selezionata tra gli artisti che hanno poi pubblicato su questa rivista. Come si chiama la rivista? Si chiama così. Ok, perfetto. Si chiama così. Queste sono le opere che mi hanno pubblicato. Sono delle balene in volo, delle balene molto giocose, realizzate ad acquerello, e con la tecnica dei tessuti che dipingo con la tecnica Shibori. Che cos'è la tecnica Shibori? La tecnica Shibori è praticamente una tecnica giapponese, sì, che dove si prendono dei tessuti, si possono annodare o comunque mettere dentro, legare con delle corde e poi tinteggiare. Quando poi tu apri, srotoli il tessuto togliendo le corde piuttosto, sì, che i nodi che hai realizzato, ottieni delle nuance, ah, ho capito, cromatiche, a seconda anche dei colori che utilizzi. Possono essere, diciamo, indirizzate ben preciso, con dei disegni ben precisi, un pochino, diciamo, più geometrici, oppure possono essere colori astratti completamente così. Ecco, quindi utilizzo questa tecnica da anni. L'ho impiegata su diverse opere anche di ritrattistica e ultimamente mi diletto con queste opere più leggere, anche perché non si può sempre pensare ai mali del mondo. No, infatti. E quindi non rinuncio a questa mia vena, diciamo, più giocosa e più leggera. Quindi abbiamo lo yin e il yang. Esattamente. Sei una donna, una woman in black, no? Una donna impegnata nel sociale. Sono una donna in nero, quindi sono impiegata in quello, una pacifista, una femminista e una pacifista, e quindi ovviamente mi occupo anche di quelle che sono le problematiche sociali e che i nostri tempi ovviamente... Da cosa nasce questo tuo impegno nel sociale? Quindi tu utilizzi l'arte come strumento per il sociale, giusto? Sì, o è una, sì, tua vocazione così a prescindere? Allora, è una vocazione a prescindere dal mio impegno sociale come donna in nero. Ovviamente la donna in nero non va che ad accentuare il mio lato già di artista con questo impegno. Quindi ho fatto opere legate per esempio all'anoressia, proprio di un'anoressia, un problema di cui io sono venuta a conoscenza, quindi in contatto, perché per 11 anni ho fatto volontariato in ospedale nel reparto di pediatria, e siccome molte ragazzine e adolescenti arrivavano con queste problematiche, quindi diciamo che è proprio il mio vissuto di persona che mi ha messa di fronte a determinate problematiche. Certo, poi successivamente è arrivato l'impegno come donna in nero e quindi le problematiche si sono aumentate, quindi ho fatto, lo so, delle opere su i problemi economici, la crisi economica, oppure come adesso c'è un'opera del 2013 che è proprio legata alla Costituzione italiana, si chiama proprio Diritti Perduti, è un'opera del 2013 ma proprio racconta quello che in questi giorni è avvenuto. Sarebbe interessante vederla. Quindi alcune mie opere, diciamo, sono proprio legate a delle tematiche precise, oppure non so, il femminicidio. Quindi ci sono delle opere legate a queste, oppure ne ho fatta una legata al Moses e al problema che c'è stato di Venezia.
Quindi ecco, di solito prendo degli argomenti che sono cioè, attuali, o comunque problemi sociali attuali, e su quelli... Che riscontro hai? Allora, quando si parla di politica, verbalmente, c'è sempre dibattito, se non litigio. Come viene affrontato invece la questione politica, economica, comunque sociale, attraverso l'opera d'arte? Ci sono commenti positivi, commenti negativi, nessun commento? Allora, in generale sono molto apprezzate, sono capite per lo più da un pubblico, io premetto che io le presento di solito nelle fiere d'arte, quindi in posti dove l'arte diciamo è il suo regno sostanzialmente, sì. E sono apprezzate sia all'estero, quindi da persone che vengono dall'estero, che anche dagli italiani, anche dalla critica, devo dire la verità, sono quindi apprezzate. Vogliamo... Quello che voglio dire è che l'arte, quando parla anche di problemi politici, non trova quell'astio che si trova invece quando se ne parla verbalmente. Il messaggio passa in maniera più dolce. Allora, a prescindere che le mie trappole hanno una caratteristica, sono tutte aperte, quindi sono sostanzialmente un invito a non entrarci in quel problema, cioè non entrateci, perché questo è il problema. Se entrate lì dentro vi chiudete in gabbia, non okay. Entrate nella gabbia, quindi sono una sorta di campanellino d'allarme quindi non giudicano nessuno, cioè, semplicemente presentano il problema, lo sì. Conosce il problema, ecco, quello che io trovo come riscontro è che chi non conosce l'argomento mi interroga, mi chiede che cosa rappresenta, che cos'è. Chi invece conosce molto bene il problema o l'argomento, e di solito sono top manager, cioè sono persone di un certo ambiente culturale e anche di attività diciamo lavorativa, questi qui conoscono molto bene il problema. Le domande sono diverse, la domanda che mi pongono è se ci faccio o ci sono. Ah, ecco. Cioè punta sul se sono credibile. Cioè se io questa cosa qua la dico perché devo fare audience o se invece ci credo veramente di una cosa che conosco non è carino, molto bene. Diciamo che non è carino. Beh, no. Non è vero, perché i critici mi hanno detto che invece chi è competente, questo dall'artista lo chiede, cioè pretende che l'artista ci faccia ci sei e che comunque quasi un insulto alla persona. Beh, guarda, ne ho avuti di peggio. Ah. Ne ho avuti di peggio sulle mie opere, perché spesso e volentieri, soprattutto quando tocco degli argomenti dove il punto il dito, tipo quella del femminicidio e così su determinati argomenti che toccano il maschio, lì sono molto più pesanti le critiche nei miei confronti come donna, perché certe opere fatte da un uomo passano quasi come un gadget, un divertimento, quando le fa una donna le parole che ti vengono riferite sono altre. Quindi c'è ancora differenza anche nel mondo dell'arte e dell'espressione artistica tra uomo sì. E donna. Cioè, frasi tipo, per esempio, per la mia opera Maddalena, io mi sono sentita dire se io mi sentivo così, se io volevo essere così, se io, e via discorrendo, perché comunque è un modo per, siccome magari ferisce lo spettatore, di rivalersi sull'artista, tra che le si è permesso cose, di dire un questo. Un piccolo appunto, Maria Maddalena non era una prostituta. Esattamente. Allora, Maria Maddalena era Maria di Betania, colei che è stata discepola del Cristo, colei che ha bagnato i piedi con le sue lacrime, ma non era quella di cui si dice che aveva i sette demoni, quella da cui sono stati scacciati i sette demoni, ma non era la peccatrice. Sì, ma tanto riguardo questa opera c'è anche un aneddoto, perché anni fa, adesso purtroppo non so dirti il sito perché non me ne sono occupata più di tanto, ma siccome quest'opera è girata in rete, un giorno ho scoperto che proprio un prete giovannita, quindi sono quelli che sono legati al Vangelo di Giovanni e quindi alla Maddalena, sì. E sono quelli che ovviamente legati ai Templari e quant'altro. Questo signore ha un sito oltreoceano, ovviamente, e aveva preso la mia Maddalena e l'aveva pubblicata sul suo sito, insieme a tante altre Maddalene pubblicate sempre da lui, alla quale aveva abbinato, citando il mio nome e tutto quanto, anche una poesia che era esattamente l'interpretazione che io avevo dato a quell'opera. E sono rimasta assolutamente contenta di questa, un bel riconoscimento da qualcuno che comunque è legato a questa figura,
e che comunque l'ha capita nel linguaggio che io la volevo sempre esprimere. Oltreoceano, nessuno è mai profeta in casa propria. Esattamente. E continuiamo a citare il Vangelo. Sì, no, è per quello che dico, che a volte le cose, voglio dire, qua magari non hanno un veicolo, però magari da altre parti, come queste cose qua. L'importante è seminare, da qualche sì, parte a Tekirah. Daniela, tu sei anche autrice, fondatrice di un movimento, hai tanti eventi in programma. Se ci vuoi brevemente accennare qualcosa, dopodiché lasciamo i tuoi contatti alle persone che vogliono seguirti. Allora, beh, prossimamente sarò al depuratore di Rosedo verso la fine, il 3 di ottobre, perché c'è un'inaugurazione per delle installazioni che vengono fatte con Arte da Mangiare. È un progetto che loro hanno realizzato con Fondazione Cariplo per la curatela artistica. Poi quest'anno sono una delle artiste selezionate sempre per il progetto Oggetto Libro che segue la Susanna Vallebona Cos Blu, e quindi esporrò verso la fine di novembre alla Braidense, e sarò poi a Verna per Paper Art, dove partecipo, e al 3 di ottobre ci sarà l'inaugurazione di Fiera Parma, dove sarò presente con delle mie opere e con uno stand legato al mio movimento artistico. Perfetto. Su quali canali social possiamo trovarti? Facebook, Instagram? Instagram lo seguo pochissimo, purtroppo, perché sono terribile io con internet. Meglio Facebook. E soprattutto il mio sito internet, però che adesso non mi ricordo come si chiama. Non me lo Fantastico. Chiedere perché non me lo ricordo. Facebook invece è Daniela Dente, giusto? Facebook sì, cioè Perfetto. Daniela Dente. Vedete la mia faccia in primo piano. Per Perfetto, allora sei riconoscibilissima. Allora, ti ringrazio di essere stata con noi, ci sentiamo presto e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Grazie ancora. Prego. E salve a tutti voi.